Ciao a tutti bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Gear Storm, un gioco veramente molto complesso e sarà molto difficile andarlo a vedere tutto in questo gameplay, anzi, pressoché impossibile, perché è un gioco che prende spunto da tanti altri giochi, come ad esempio su tutti Empyreon, mi ha ricordato Empyreon, mi ha ricordato Space Engineer e un sacco di altri survival, perché... Diciamo che prende da Empyrean il discorso dei materiali, delle costruzioni, anche da spesso Engineering della verità e anche delle, anche delle cose in più come la possibilità di moddare le armi, quindi mettere i mirini, montare le armi come in qualsiasi altro gioco invece di, di guerra. E Permette l'utilizzo appunto di mezzi come carri armati e qui mi ricordo un gioco di guerra e mh, anche i mech, quindi insomma questi robottoni che possiamo andare a equipaggiare con lanciarazzi e così. Spero di avervi dato perlomeno, almeno con questa introduzione, un, uh, un input ad andare magari a dare un'occhiata alla pagina Steam. Ma prima andiamo avanti e vediamo. Abbiamo la nostra campagna. La possiamo giocare in due modi: possiamo fare o la survival mod o la campaign. La campaign praticamente ci dà. Una storia, diciamo una spiegazione di quello che stiamo facendo ed è figo perché, è come in um, Empyrean e un sacco di altri giochi, della verità si scende con la capsula ma la capsula va fatta frenare bene fino a farla atterrare un po' la Kerbal Space Program. Ora è notte e non c'è molto da vedere anche perché fuori, vedete, poi qua ci sono degli, delle delle altre persone che stanno difendendo la base questa non è la nostra base ovviamente noi siamo arrivati qui ehm, appunto e ci abbiamo parlato con questo Tiberius Reiner la cosa spettacolare è che mh, quando noi vediamo una persona fin quando non ci parliamo il suo nome non esce sulla testa quindi all'inizio dobbiamo andare a dire eh, ciao, eh, ah sono ok e lui compare ed è l'altra cosa altrettanto carina è che eh, se eh, parlate con qualcuno che commercia con voi la sera, vi dice di aspettare la mattina. Infatti, la sera erano tutti qua. Ora proviamo a fare il a riposare un po', vediamo se, se il tempo passa. Stiamo. Ci sono ancora tante cose del gioco che non so, come ad esempio in basso a sinistra, vedete che abbiamo l'energia. L'energia va a finire, ma vedo che si ricarica la notte, quindi probabilmente l'energia che abbiamo per lavorare, per fare le varie cose. Al momento, nello zaino, ho uh, raccolto alcune cose: materiali che mi hanno dato, uh, abbiamo due armi: la, questo fucile e questa, questo tool diciamo, per costruire e per scavare le risorse, una sorta di, di multi-tool. Vi faccio vedere adesso, quello che mi hanno fatto vedere nel tutorial, c'è questa sorta di generatore che va a legna, quindi adesso io me ne prendo la metà, che va ad alimentare il fabbricatore che ci permette di creare le varie, diciamo, armi e munizioni. In questo caso vedete che di cose ce ne sono e ogni arma ha bisogno di una sua munizione. Inoltre ci vengono richiesti vari materiali per la creazione, al momento solo forse le armi ci permettono di fare, non so, questo lancia granate, ci serve la plastica, ci serve l'alluminio, non abbiamo nulla di tutto questo, poi ci sarà anche lo smelter da fare, ma insomma andremo a, a vedere a breve tutto quanto. Eh, non so dirvi ancora se si può andare su altri pianeti, perché adesso la mappa di questo pianeta sembra anche piuttosto grande, perché infatti vedete qua vicino... Si andare a zoomare, c'è del copper e del ferro che si può andare a scavare e del carbone è tutto frutto del, del tutorial. Tra l'altro, ho visto che sarà possibile in futuro. Vabbè, è un gioco basato anche sul multiplayer, perché mh, questo è un single player ed è un po' un'eccezione. Poi, in realtà eh, potete giocarlo con amici su un conserver, come succede per Empire in Space Engineer potrete anche costruire delle intelligenze artificiali che vi aiuteranno nel vostro lavoro. Ora, qui c'è una cava e non so che cosa c'è. Quindi vado a scannerizzare. Ah, pietra, ok, raccogliamo anche un po' di pietra che magari ci fa comodo. Il gioco è uscito il 20 di novembre, non so se adesso costi sui 15-20 euro, insomma. E' senz'altro intrigante per quanto graficamente non è una meraviglia. E bisogna passare sopra un sacco di cose mi ricordo anche un po' alope per quelle armature grosse che, che abbiamo che, che vediamo anche addosso agli altri ai marine insomma qui adesso stiamo scansionando e scavando perché non ho ancora capito ma da qui pare di, che non, non faccia nulla, bisogna premere il tasto destro e va e scava beh abbiamo raccolto un po di, anche un po' di oro per dire la verità ah ok qui abbiamo trovato del copper nel cu che sarebbe il Ma dove Qui E eh, devo imparare ancora a distinguerlo allora. Stone Copper Però bisogna fare attenzione perché Se rimaniamo incastrati Rimaniamo incastrati Insomma Vabbè Comunque E il Ah si sono troppo pesanti eh, sì. Probabilmente sì, perché il peso, vedete qua abbiamo il player kills, queste sono statistiche da server, insomma, il peso 135-35, quindi ok, abbiamo preso del copper, dell'iron, eh, del coal, della pietra, la pietra ne dopo magari la metà, dopo, ok. E eh, non siamo ancora liberi, eh? Bisogna buttarla via tutta. 107, spero non mi dia fastidio, no? Non si può manco correre con, con questa cosa qua. Vabbè, eh, abbiamo le munizioni, abbiamo... Eh no, ma è il legno che mi frega. Il legno. No, il legno, il legno, il legno. Il legno pesa una badilata. No, non pesa niente il legno. Che cacchio è che pesa? La carne. Eh sì, la carne. 100 100, magari buttiamone ancora un po'. Ok, e qua il drop nella miniera. Vabbè, però almeno possiamo correre. E allora, se apriamo il tasto G, possiamo andare a vedere che cosa possiamo craftare. E ovviamente abbiamo ricevuto adesso una. Scusate, ma. Abbiamo ricevuto uh, il consenso a patto di non fare danni. Eh, di costruire la nostra prima casa. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa si può costruire. Un gioco ovviamente, come vi dicevo, non può essere snocciolato adesso perché ci dovrei giocare per delle ore. E. e Qua adesso stiamo scansionando del legname. Eh, si sì. Vabbè, e insomma, adesso vediamo. Vediamo un attimo dove, dove andare a costruire, perché ci sono anche dei, dei nemici. Allora, possiamo andare a costruire eh, Wooden Floor. Non abbiamo la Stone Foundation. Possiamo costruirla. Ci chiede 15 di pietra. Noi, in realtà, di pietra ne abbiamo 18. Eh, mannaggia. No. Uh, però la Foundation serve, quindi... Una la facciamo, poi andiamo a farci un altro po' di, po di pietra. Ok, la selezioniamo. Eh, eh sì. L'abbiamo fatto qua, possiamo vedete, possiamo andare a smistare cosa vedere. E io metto tutto quello che è primitivo. Guardate anche le machine che possiamo fare. Eh, la raffineria, il generatore a combustione... Il generatore nucleare L'industriale Insomma ci servono un sacco di lingotti Mi piacerebbe fare lo smelter Lo smelter ci chiede 5 copper Che non abbiamo E 15 di pietra Vabbè io inizierei a fare Mi dice no ammo Perché no ammo? Allora ragazzi Io No io vorrei capire una cosa, come fare a costruire? Perché prima ce l'ho fatta e ora no. Item context menu, F no, vediamo subito. Allora landing gear, vedete, poi si può anche atterrare. Ok, fai look caps, perfetto, col tasto um, left control si ci si abbassa. Gun menu, toggle add, inventario, le quest, sì perché ci sono le, le quest Toggle night vision Eh sì, ma sarà che non si può costruire qui? Ok, la nostra arma non ha munizioni Che potrebbe anche essere perché... Build gun Ecco qua, vi faccio vedere... No, vi faccio vedere un'altra cosa. Questa come equipaggiare mirini, scope e varie, varie cose all'interno della dell'arma. Vabbè, eh, niente, siamo troppo pesanti, quindi adesso non so dove sia il terreno dove poter costruire, ma sicuramente pare che non abbiamo abbastanza abbastanza munizioni. Adesso Eh, vedete che ne dà zero. Perché qua scansioni e scaviamo niente. Andiamo qua e magari vediamo se riusciamo a fare qualcosa build gun. No, vedete che Usa uh, frame canister, no, questa quest'arma qui non usa nulla, assolutamente nulla. Abbiamo anche un, un cecchino, abbiamo del clot, no, non si può fare assolutamente niente. Si possono fare dei cibi, degli scanner da tenere in mano, niente, e niente, proveremo a costruire qualcosa. Costruire qualcosa non so, non ho idea di dove costruire, ma in pratica, premendo il tasto G, possiamo andare a vedere. Eh, delle missioni per noi dove ci sono degli strani segnali dove ci sono dei banditi e possiamo selezionare la, la missione no, eh, non possiamo andare a metterla, però vabbè proviamo a parlare con lui. Vediamo se gliating in gear. Eh, Bisogno di mh, raccogliere l'uniforme mm. scusami ma ok praticamente di come diventa, come morire rex circuit vabbè dice di andare da rex circuit e che cacchio è questo tizio qui vabbè quello che mi ricorda halo halo qui abbiamo questo non c'era eccolo qui ieri non c'era perché era dormire getting in gear let's trade ci vende questa roba però per venderci questa roba Eh, va bene ma se io la voglio comprare no er, bitcoin ah ok ok gli vendiamo un po di roba allora scusi io le vendo della carne le vendo della Ok, e qua ne abbiamo due. Era non è comodissimo all'inizio, però. Vabbè, riusciamo a comprarne almeno uno? Eh no, 10, però, mannaggia. Allora, scusate, divendiamo del carbone? Ah, 8, 8, ok, ce ne da 8. 8, andiamo a 10. Riusciamo a comprarci. Questa. me la vendi a 25 ah ok va bene compro questo va bene ok abbiamo messo un elmetto insomma abbiamo va bene lei no niente eh, c'è altro di cui possiamo parlare niente allora, sta diventando nuovamente buio qua quindi magari ce ne andiamo a dormire Ok, nessuno ha visto niente. Ho fregato della roba. Rest <coughs> e riposiamo. Riposiamo nuovamente fino al giorno successivo. E eh, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Niente, ci siamo riposati. Eh, niente, proviamo ad andare a andare lontano. Proviamo a dare un'occhiata in giro. Vedete che lì c'è già un mostro. Ovviamente, non si avvicina alla base, perché verrebbe attaccato subito da, da questi tizi. Ah ok, qua c'è del gold, qua c'è dell'uranio. Uh, figo. Ci vengono segnati adesso tutti i terreni, va bene. Questo c'è un mostro strano. Scusate, eh, ma io vorrei... Ah ok, ok tenendo premuto, perfetto. Ok, clic destro, ok e ci fa la nostra pietra qua, va bene insomma, carino. Adesso, wooden ball, vediamo se riusciamo a costruirlo. Ok, figo questa cosa qui che ce lo fa mettere proprio di precisione. Ok, bello, interessante, interessante devo dire. Allora facciamo la casa, la, la porta d'entrata, la piazziamo... La facciamo qui eh. interessante. Vediamo. Allora, adesso ok. Adesso prendiamo una parete con finestra. Tanto ce la facciamo. Ok, salve. Eh. Non c'è in mezzo a niente. C'è la casa qui. <ride> Va bene, eh, vediamo se riusciamo a fare un uh, dato che qua non è il massimo per salire. Facciamo una piattaforma

Voglio capire perché mh, mi piacerebbe fare uno smelter, però per lo smelter mi manca del copper e mi manca della pietra. Quindi la andremo a fare appena inizia a fare un po' più un po giorno. Intanto iniziamo a mettere dove è giusto che vada messa... Ma eh, ragazzi me, me lo fate mettere in modo giusto. È un po' ostica come cosa per quanto eh no ok perché me lo ruota da solo scusate no ok no adesso me l'abbiamo messo giusto perfetto vediamo l'angolo come me lo fa ok no poi c'è solo questione di prenderci la mano non me lo fa perché ok è diventato blu ok quando diventa blu si può fare, ok. Interessante. Ci manca il soffitto, ma va bene, questo è tutto un dettaglio. Perfetto, abbiamo fatto la casa. Adesso, poi di, di roba ce n'è veramente un fotiolo. E questa è solo la roba primitiva. Primitiva è machine, quindi facciamo la torcia che magari ci fa comodo qui. Perfetto, salve, scusine. E non c'è un ruffo, un tetto, qualcosa? No, però c'è la wooden chest che è fondamentale. Quindi la piazziamo lì. Perfetto. Poi ha delle belle cose, tipo la cassa che non si apre, vabbè, la porta che si apre invece è una meraviglia. Quindi, vabbè, decidetevi poi. Allora, adesso abbiamo bisogno di pietra, ma la pietra la scriviamo in miniera. E di copper, il copper non lo vendi tu? Non me lo lasci fare il copper? Non me lo fai smeltare da qualche parte un tavolo da smelter da qualche parte? No? E qua sono sul tetto. E allora, il gioco è uscito da pochissimo perché è uscito da meno di un mese. Lo hanno già fatto, lo hanno già aggiornato perché ci sono già stati diversi aggiornamenti. Fa ben sperare, sicuramente non è nulla di nuovo, questo è evidente. Eh, però <ride> sembra fatto da persone che a parte vedete, qua sono tutti qui, non è bellissima da vedere sta cosa, però scusi, mi fa rubare un po'. No, 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 no non si alzi, non si alzi. Vedi trade. Torna domani. Eh, scusa torno domani va bene va bene c'è anche un computer ma non si può leggere nulla no evidentemente qua in uh, non abbiamo uno smelter ah qua possiamo prendere il, il, uh, il gun ok oh ma guarda cosa c'è qui ci sono tutte le, le foundation ah sono un pirla io allora perché ci sono tutti i materiali per poter costruire mannaggia Qua ci sono dentro dei build gun, build gun. Eh sì, ci sono dentro dei materiali qua. Small window. E eh, io prendo tutto. Eh. Sono stra pesante. Però. Allora, vediamo un attimo. Se io gli dico. Uh, floor. Wall. Wall. Mi fai fare le wall con la plastica che ho ah ok ho già delle cose qua slide indoor però devo trovare il modo di metterle è ancora un po' macchinosa come cosa siamo veramente pesantissimi però questa cosa questa cosa che ho preso vado a metterle qua in casa ah qua ci sono delle tende tra l'altro con altra gente ancora che schizza in piedi una volta che gli parlo Diciamo che ho visto cose molto, molto più imbarazzanti negli ultimi tempi. Questo gioco qui sembra comunque, per quanto sia grezzo, grezzissimo, sembra sapere il fatto suo. Scusate, ma. Eeeh, mannaggia, non posso saltare. Okay. E eh, ho distrutto la cosa, però almeno sono riuscito a mettere dentro sta roba. Oh! Grazie eh! Scusate! <ride> Scusate! <ride> Mi hanno abbattuto le foundation Eh, le foundation, mannaggia, sto distruggendo tutto qua Allora, eh, prendiamo le foundation di, di plastica No, di pietra, Stone Foundation me l'ha ridata, ok Stone Foundation che ho già Eh, qui era? messa così? si sì, più o meno però perlomeno abbiamo un minimo di protezione va bene, eh, niente volevo fare lo smelter, volevo fare mh, il copper ma non intanto non so perché ma si lanciano proprio a riposa tra l'altro bisognerebbe tenere d'occhio anche c'è l'esperienza e devo ancora esplorare tanto di questo gioco eh? devo, devo ammettere perché non, non so ancora nulla qua abbiamo il nostro aspetto col nuovo caschetto messo vedete la nostra faccia che decidiamo all'inizio possiamo andare a colorarci in modo più improbabile e io però ah ok bellissimo che ci si spiana anche per terra Va bene, allora io non voglio però. Ok, guardarmi in terza persona. Comunque si, sì, ci si può anche sdraiare. E quindi fare i cecchinazzi. Va bene, allora io vorrei commerciare questa gente. Per fare il copper e quindi comprare il mio primo smelter. Ma il mio primo, primo smelter non me lo fanno fare. Computer qui non c'è nulla. Generator Fabricator, Questo cos'è un elmo medievale? Eh chitina, si sì. si sì, sì, sì. vabbè ora oh, ragazzi io niente, aspetto, aspetto il giorno, aspetto che Quanto ho di peso? Sì, possiamo andare a fare un po' di pietra intanto Questa roba qui cos'è? Vabbè, fortunatamente forse dovrei avere la pietra qua buttata a terra Se sì. Stone No Qui forse Sì, avevo preso dalla pietra Perfetto E ci sta tutta? No Facciamo metà della metà Perfetto, presa Coperne No, copper ne ho uno forse, quindi 6, 6, 6, 6, 6, 6. Niente no, devo, devo comprarlo. Devo comprarlo da stanno sparando i nostri amici qui, Master Chief. Stanno sparando su. Vabbè, eh, niente, ragazzi, la piantate di dormire commerciate un po' con me, no? Eh no, domani Vabbè, oh, riposa, riposa, riposa Speriamo che passi il giorno Perché mi era sembrato che prima passasse abbastanza velocemente Comunque, vedo qua dalla mappa un sacco di materiale Oh, adesso è giorno, sì Si può andare finalmente a commerciare Ecco, scusi, ma Mi, mi fa commerciare, grazie dire che tu trade? Yes No, non ce l'hai il copra No, non ce l'hai Vabbè, ma Io devo smeltarlo in qualche modo cioè Ma cosa è che state siete un po' nervosi eh ragazzi. Lei, scusi, lei che è chino così compenetrato. Vabbè, diamo un'occhiata cosa c'è qua intorno. Giusto per farvi vedere un po' il mondo, oh, qua inizia il deserto e inizia anche Cioè aveva un carrion un frutto vabbè cioè boh. e quello. Boh. A, fa... cioè, a parte vabbè, un po' discutibile il salto proprio di bioma. Ma è. e è... fa paura sto deserto. C'è anche la musica, il, il fatto di il senso di solitudine è carino, anche lo sfocato sullo sfondo non è malaccio. Ma cos'è questo? Sabbia e fos fosfori vari, insomma, da quello che ho capito. Mm. Oh, mi scusi. Buongiorno, eh. Lei, secondo me, è un erbivoro. Sì, è un erbivoro lei. Chiaramente un erbivoro. Oh, c'è un sacco di roba che luccica là in cima. Il problema è che... Allora, abbiamo capito che si può fare lo smelter. Anzi, in conclusione di video, piuttosto che andare su, vi faccio vedere che cosa si può costruire al momento ovviamente vi ricordo che il gioco è in early access quindi ne verrà di roba ancora a parte tutti i tipi di foundation di muri di porte le macchine si può fare il campfire il core che non so cosa sia il core la crafting bench ah ma allora sì perfetto niente sono un babbano io perché devo fare la crafting bench e eh, è proprio più usc uscena questa cosa comunque ok la crafting bench la piazziamo qui ok adesso la storia non cambia più di tanto perché abbiamo poche cose da fare in più però vabbè abbiamo già una cosa in più Vabbè, comunque, la crafting bench, lo smelter, che come detto non abbiamo il copper, quindi abbiamo il chiosco, che non so che cacchio serva, il computer, abbiamo i pannelli solari, quindi per la generazione di energia, che ci chiede anche il silicio, abbiamo l'estrattore, il fabbricatore, il replicatore, la raffineria, la combustione, il generatore della combustione, che ho già detto, nucleare industriale abbiamo questa è una leva questo è un plant per piantare spawn pod per far rispawnare noi stessi credo un terminal insomma di cosa fare? ce ne sono un firebar, bar una, una torretta plasma per difendere la nostra base e queste sono le machinery ce n'è un'altra pagina con tutte le torrette e balle varie se c'è qualcos'altro interessante tutti i tipi di cassa c'è anche questa che è la ah, ok sono rottami. le forniture che sono la mobilia quindi tutte le sedie tutti i cartelli che possiamo scrivere i ponti possiamo fare il ponte coperto in vetro o meno la camminata quindi tutte le, le, le passerelle vale varie i miscellanei che sono antenne credo a ah, la base delle torrette varie anche la base la, la cupola per la difesa abbiamo le torrette laser le torrette varie questa è base che sarebbe i, le varie ah ok si sì, sempre le, le fence le, le mura ok si sì, si sì, tutto quello che è di, 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 della base insomma materiali della base ci cioè sono Tubi anche, non so i tubi poi cosa servono. Fence, vabbè, tutta la protezione. Tutti i cancelli, tutti i tunnel, tutti gli high rise, che cosa sono? Boh, dei grattacieli, no, tipo de altri container, altri mh, eh, prefabbricati, insomma. Blocchi vari, slab, ah, proprio il blocco di, 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 di granito, vabbè, e le rovine, possiamo andare a costruirci. Fantastico, anche il suono del temporale che si sente sotto. Estensione a piovere. Te prova del 9: provare ad entrare in un edificio e vedere se l'acqua entra. Perché è, già, è fatto in Unreal Engine il gioco e magari qualche bug può averlo. E direi che non piove è dentro. Anche smesso di piovere quando sono entrato Quindi non lo so Non lo so ragazzi Questa era Gears Storm Fatemi sapere che cosa ne pensate L'abbiamo visto in modo così molto da amico amico Nel senso Vieni a casa mia e ti faccio vedere un nuovo gioco Ovviamente andrà approfondito Ovviamente andrà giocato Il gioco va Secondo me Se siete dei fanatici di Empyrean Di giochi di questo tipo Buttateci Buttatevi ci sì, subito È eh, quello cavolo che è Insomma Se invece Cercate comunque un gioco che sia già perfetto, perfetto Perfetto non lo è Contenuti ce ne sono già tanti Però vi direi di tenerlo d'occhio Perché è un classico gioco che nel giro di 6 mesi un anno Potrebbe diventare un gran bel gioco Le recensioni su Steam sono ancora minime Quindi aspettiamo e vediamo Voglio provare a vedere cosa succede se faccio questo Non è successo niente, ma non si può lutare. Il tizio, vabbè, intanto uccido anche l'altro tizio. Tanto lei. Ah, ho no, finto le munizioni. Va bene, niente, non salverò. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Gearstrom. Fatemi sapere, lasciatemi qua sotto un commento. Alla prossima e ciao ciao.